Gordon Bennett è una vera e propria gara internazionale con squadre provenienti dalla Germania, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra e dalla Francia. La gara consiste nel percorrere 7 volte un circuito chiuso. Appena poche settimane prima, le gare da città a città avevano subito un brusco arresto dopo un disastroso tentativo di correre la Parigi-Madrid. La gara è su un percorso complessivo di 525 km e, secondo le previsioni, la Panhard di De Knyff dovrebbe sicuramente riportarsi in Francia il trofeo. Tuttavia, ecco ancora una volta a cadere l'imprevisto. Una Mercedes tedesca guidata da Jenassi è più veloce. Soprannominato il Diavolo Rosso, Jenassi è più noto per il suo coraggio che per la sua fortuna, ma finalmente è giunto il momento buono anche per lui. Le automobili francesi seguono in seconda, terza e quarta posizione. Ma il trofeo Gordon Bennett se ne va in Germania.